Le forti piogge che hanno colpito le regioni settentrionali dell'Oman da domenica scorsa hanno trasformato la vita quotidiana della popolazione in un vero caos. Diverse aree stanno affrontando inondazioni, mentre il traffico è stato gravemente compromesso, con lunghe code di veicoli bloccati a causa delle alluvioni in diverse strade. Video che mostrano i potenti wadis, letto di fiumi asciutti che si riempiono rapidamente durante i periodi di pioggia, straripanti, sono diventati virali sui social media, rivelando la gravità della situazione. Unisciti a noi per rimanere aggiornato sugli ultimi eventi in tutto il mondo. Tra le aree più colpite ci sono le province di Dahira, Dakhliya, il sud di Sharqiya e Buraimi, dove le piogge sono state particolarmente intense. Le alluvioni hanno colpito i wadis di Ibri, Yankul, Dank, Mahada, Bala, Nizwa e altre regioni, complicando ulteriormente il traffico e la vita quotidiana. Fortunatamente, finora non ci sono segnalazioni di vittime, secondo il Dipartimento di Meteorologia dell'Autorità Pubblica per l'Aviazione Civile dell'Oman, PACA. Le autorità locali hanno rafforzato gli avvertimenti alla popolazione di evitare le aree a bassa quota e i wadis straripanti, poiché le piogge continueranno fino a martedì. Le previsioni meteorologiche indicano piogge da moderate a intense in gran parte del paese, accompagnate da possibili temporali e persino grandinate. Secondo gli ultimi dati satellitari, la depressione che sta causando queste precipitazioni non sembra perdere forza. La situazione è abbastanza preoccupante da spingere il Ministero dell'Istruzione Superiore a sospendere le lezioni in presenza e passare all'apprendimento a distanza nelle regioni di South Al-Batina e Al-Dakhliya. La misura è entrata in vigore il 29 settembre a causa dell'alto rischio di inondazioni.